Ciao ragazzi, buona domenica, come state? Spero tutto bene. Io ho da pochissimi minuti terminato la visione della finale di Champions League di ieri sera perché non l'ho vista in diretta, l'ho bensì registrata e me la sono vista questa mattinata di domenica. Che giocatore è Kolo Kanté? Signori, quello lì è veramente un mostro, meritatissimo, campione del mondo con la Francia da titolare, campione d'Europa con il Chelsea da titolare, trascinatore in tutte e due le volte. Giocatore che ha trascinato anche il Leicester nella vittoria della Premier League, veramente giocatore leggendario, cioè c'è poco da qui a parlarne. Voglio però invece arrivare a ragionare sulla nostra Juve. Oggi però voglio rilassarmi, non voglio fare un video particolarmente lungo, particolarmente complicato e quindi oggi sono qui a rivelare i miei segreti, a spiegarvi come vorrei vedere la Juventus. Questo non è un video di calciomercato, perché non ci sono informazioni note. Però un gioco che faccio insieme a voi è: come vorreste vedere la Juventus l'anno prossimo? Al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, limiti di soldi e quant'altro. I giocatori che cederesti e i giocatori che andreste ad acquistare per formare la formazione migliore possibile. Quindi vi invito a farlo qui sotto nei commenti, dopo aver lasciato un mi piace a questo video. Come sempre, come al solito, siete sempre super generosi. E dopo aver scaricato OneFootball, per capire invece non lato fantasioso, lato amore, lato cuore, lato cervello, ma quello che effettivamente succederà nel calciomercato della Juventus, targata Allegri per la sesta volta nella storia bianconera. Quindi possiamo iniziare. Io ci ho tutto scritto qua sul telefono e vi dico i giocatori che andrei a cedere e successivamente i giocatori che andrei ad acquistare. Vi dico subito che ne vado a cedere 7, ne vado ad acquistare 8 perché secondo me siamo corti di uno slot, ci manca un giocatore in più all'interno della rosa, ma andiamo con ordine. Cederei Szczęsny, ma qua c'è un punto, un asterisco. Solo in caso di possibilità di arrivare effettivamente a Donnarumma, perché se non dovesse esserci questa possibilità va benissimo Szczęsny, quindi capite bene che l'acquisto è Donnarumma, ma non so bene se farvelo contare come un accesso o un acquisto, perché solo se si riesce a fare quell'operazione lì, se no non è un problema tenere Szczęsny che è un portiere super affidabile secondo me. Buffon, che è già uscito, Frabotta, che secondo me in questo momento non può essere un giocatore da livello Juventus, assolutamente no, Alexandro. Credo che sia arrivato il momento giusto di investire in quella posizione lì, ok? Aaron Ramsey, non ci sono più le possibilità di trattenerlo in rosa, ne abbiamo già parlato tante volte. Uno tra Bentancur e Rabiot, ovvio che qua bisogna ragionarci un attimo sopra, perché l'anno scorso Bentancur è stato il nostro centrocampista migliore, quest'anno è stato Rabiot, bisogna capire chi dei due ha più senso cedere. Ovvio che Rabiot sembra darci un po' di, non lo so, di certezze, di garanzie in più rispetto a Bentancur, a prescindere dal modulo, però è anche vero che Bentancur sappiamo bene che se non utilizzato come regista può ancora dire la sua, ed è un classe 97, l'altro è un classe 95, quindi sono due giocatori giovani. Io delle due cederei Bentancur, probabilmente terrei Rabiot in questo momento, ma sapete bene che dipende anche dal momento storico in cui si vanno ad analizzare le cose. E Bernardeschi, che per, secondo me, come già detto anche nel video ieri, non ci sono più le possibilità di trattenerlo in rosa. Andrei ad acquistare invece, appunto, Donnarumma, perché come vi ho già detto, è quello il portiere che ha senso andare ad acquistare se la Juventus vuol fare quel cambio in porta, perché la Juve in questo momento non ha la necessità di intervenire sul mercato dei portieri, ma se c'è la possibilità di prendere Donnarumma a zero. Poi lasciate stare gli euro, i qualche soldini che andrebbero nelle tasche di Mino Raiola per la trattativa, però pur sempre Donnarumma arriverebbe a parametro zero. Richiamerei Perin dal prestito al Genoa per avere un giocatore di esperienza, un giocatore di sicurezza tra i pali. Poi bisognerà vedere se Perin potrebbe essere interessato a un'avventura di questo tipo. Probabilmente no, però ripeto, è il mercato dei sogni. E andrei ad acquistare un terzino destro. Un terzino destro che possa entrare nelle rotazioni con Danilo, perché Cuadrado lo vedo anche e soprattutto come giocatore di spinta là davanti. Allegri l'ha usato veramente pochissimo come terzino. Il Cuadrado terzino nasce da Sarri, nasce da Allegri in realtà. Forse la prima partita di cui ricordo Cuadrado terzino è Inter-Juve 2-3, gol di Higuaín e lo scudetto cucito sul nostro petto. Però andrei a acquistare un giocatore giovane, che quest'anno ha fatto anche discretamente bene, che è Karsdorp della Roma, per permetterci l'alternanza con Danilo e avere anche due giocatori differenti su quella corsia, per capire se uno deve rimanere un po' più bloccato oppure no. Danilo ovviamente è un giocatore che può giocare anche sulla sinistra, l'abbiamo visto quest'anno, può giocare anche a centrocampo, abbiamo visto anche lì. Quindi io andrei ad acquistare un terzino e vedrete che
tanti acquisti sono sui terzini. Questo è il primo, il secondo è a sinistra, è partito Alexandro. Andrei su tutti andrei ad acquistare Theo Hernandez. Mi piacerebbe veramente tantissimo poter avere Theo Hernandez all'interno della rosa della Juventus, o in alternativa Gossens. Però ovviamente la mia priorità va a Theo Hernandez, perché è un giocatore del quale sono innamorato. Vedete che comunque sono anche quasi tutti i giocatori che giocano nel nostro campionato, che conoscono il nostro campionato. Anzi, è un mercato molto interno, ve lo dico subito, per farvi capire. Io andrei a prendere Theo. Come vedete, è un mercato abbastanza impossibile da andare a fare. E come sostituto richiamerei la base Pellegrini, perché se ci è costato il cartellino di Spinazzola qualche anno fa, è giusto che adesso Pellegrini rientri nelle rotazioni della Juventus e possa iniziare a diventare un giocatore per la Juventus. E poi magari sotto la gestione di Allegri qualche giovane che entra nelle rotazioni può diventare un titolare per il futuro. Adesso vedremo. Matteo Hernandez deve essere il titolare, ovviamente, se andiamo a fare questi due acquisti. A centrocampo ci sono due nomi. Anzi, ci sono due giocatori da andare a prendere, ci sono tanti nomi. Il primo è Locatelli, che prenderei a prescindere, perché è un giocatore che secondo me ci manca all'interno della rosa. Un giocatore veramente bravo a trattare il pallone, con capacità di regia, che può giocare un centrocampo a 3, può giocare un centrocampo a 2, può giocare come mezzala di regia, può giocare come mezzala di inserimento, può giocare come regista davanti alla difesa, può giocare come schermo davanti alla difesa. Quindi un giocatore che ha anche fatto bene, ed è un giocatore che nella nazionale italiana, agli europei, potrà essere anche uno dei titolari. Non dico titolare in assoluto, perché ovviamente tra Barella, tra Giorginio, tra Verratti, che però in questo momento è infortunato, c'è della competizione, ma Locatelli può sicuramente fare dei minuti. Sembra la trattativa molto avanzata con il Sassuolo, vediamo se sarà davvero chiuso oppure no. E poi, oltre a Locatelli, che è il ragazzo giovane, che magari non sarà titolare da subito, che ha margini di crescita, di miglioramento, andrei a prendere una certezza. Ve l'ho già detto, un nome potrebbe essere De Paul. Sapete invece da un po', perché da un po', da quando abbiamo iniziato a parlare del futuro della Juve, io andrei a prendere un giocatore su tutti, che è Sergej Milinkovic-Savic. Io veramente farei carte false per assicurarmi un giocatore di quel tipo lì, un giocatore che va anche a riempire l'area di rigore, perché a noi c'è sempre mancato un giocatore di questo tipo quando giocano Dybala e Ronaldo insieme. E come vedete, non ho ceduto né Dybala né Ronaldo, perché sapete come la penso, io non ne cederei nemmeno uno. Cioè, dovermi privare di Cristiano Ronaldo nella mia testa è follia, perché siamo andati male con Cristiano Ronaldo quest'anno, figuriamoci senza. Bisognerebbe comprare anche un grandissimo centravanti. Però sapete come la penso, temo che sarà l'ultimo anno di Ronaldo, o l'ultimo anno di Dybala, o addirittura l'ultimo anno per entrambi. Io personalmente li terrei tutti e due, perché quando hai giocatori forti è inutile andare a cederli. Bisogna comprare altri giocatori forti, non si scappa. Però Milinkovic-Savic è un giocatore, un centrocampista, che andrebbe ad assicurarti anche tanti gol e tanti assist, tanta fisicità a centrocampo. Oppure, abbiamo detto De Paul, che però sembra direzione Atletico Madrid, Milinkovic, che considero impossibile comunque per un discorso di soldi, c'è il solito Pogba, solito Paul Pogba, che anche qua considero impossibile, a meno che non venga davvero inserito in uno scambio con Ronaldo. Quella non me la riservo come impossibile, ve lo dico, è una trattativa che posso pensare che possa essere vera all'interno del calciomercato davvero, però questi sono i nomi. Oppure oggi è facile dire Kanté, appunto, come abbiamo detto all'inizio, però sicuramente non è un acquisto che la Juve va a prendere in considerazione. Però un giocatore sicuramente pronto e che possa darci fisicità e anche palloni recuperati, perché comunque sia Pogba che Kanté che Milinkovic-Savic assicurerebbero anche la possibilità di utilizzare le loro leve o comunque il loro fisico per recuperare palla e ridarla magari a Locatelli o Artur, dato che rimarrà anche Artur all'interno della rosa della Juve nella mia testa, per gestire poi un'azione di ripartenza. Sappiamo che con Allegri queste cose avvengono molto spesso. E poi là davanti andrei a prendere un nome solo, perché come avete visto non ho fatto cessioni davanti se non Bernardeschi, e con la possibilità di schierare Cuadrado negli attaccanti non dovremmo avere chissà quale bisogno di intervenire. Però c'è un nome su tutti, che è Moise Kean, che ci dà la possibilità di avere un giocatore giovane italiano che conosce Allegri, che si fida di Allegri. Allegri aveva puntato tanto su di lui nell'ultima stagione alla Juventus, e soprattutto sono due giocatori in assoluto che si possono ingaggiare per riempire questo slot, quello dei giocatori cresciuti all'interno del livello della tua squadra. Quindi in Champions League non vai a occupare una casella nella lista Champions, e sono Moise Kean e Ciro Immobile, gli unici due in attività ad alti livelli. E Ciro Immobile comunque ha già una certa età, invece Moise Kean è ancora giovane, quindi mi piacerebbe inserire Moise Kean all'interno delle rotazioni proprio per questo motivo qua, per tutti questi motivi qua.
ripeto, utopia, perché come vedete abbiamo speso tantissimi soldi, ne abbiamo presi pochi dal mercato e la Juventus non avrà la disponibilità di fare tutte queste operazioni. Teo Hernandez, poi figuriamoci se il Milan va a cedere Teo, figuriamoci se la Juve va a prendere Pogba mantenendo Ronaldo o Milinkovic Savic, cioè sapete che è un po' follia. Però volevo provare a farvi capire l'impronta che andrei a dare alla squadra. E ora ve le faccio vedere graficamente la formazione di titolare e quelle delle riserve e vi dico che ci sono due possibilità di schierare la Juventus, una è con Dybala e una è senza Dybala nei titolari. E vi dico, piccolo spoiler, perché questo è il primo video di una serie di tre, questa è la fantasia, nel prossimo video vi farò vedere come giocherà la Juventus di Allegri, da dove ripartirà Allegri per utilizzare la Juventus, ok? E in quello dopo invece i nomi davvero chiacchierati sul mercato per capire chi comprerà davvero la Juve all'interno di questo calciomercato. Quindi tre video che vanno a intrecciarsi per contenuti. Questa è la formazione titolare. Come vedete si riparte da Ronaldo prima punta. Qualcuno mi potrà dire, ma Ronaldo quella cosa non la fa. Ronaldo quella cosa l'ha fatta tutto quest'anno. E l'ha fatta nel finale di stagione dell'anno scorso, quando giocava in un attacco a due con Dybala l'anno scorso e quest'anno un po' con Dybala, un po' con Morata, un po' con Kulusevski. Quindi Ronaldo quella cosa lì l'ha fatta, quel ruolo lì l'ha fatto. È ovvio che non ha le caratteristiche per fare la prima punta vecchio stampo, però la può interpretare a suo modo come ha fatto quest'anno. E ovviamente pensare a Dybala, Chiesa e Cuadrado dietro Cristiano Ronaldo con Locatelli e Milinkovic Savic a centrocampo, eventualmente Teo Hernandez in difesa, è tanta roba. Poi c'è il discorso legato ai centrali di difesa, perché probabilmente sarà Bonucci il titolare in questo momento della Juve l'anno prossimo. Però sapete come la penso, è ora di iniziare a valorizzare Demiral. Perché se non dai la possibilità a Demiral di essere titolare, allora tanto vale venderlo. Perché se avete di tenere un giocatore giovane e di prospettiva e che vale anche 30-40 milioni di euro in panchina, non ha senso, delle due lo vendo, allora vado a investire su un altro profilo. È ora di staccarsi da Bonucci e Chiellini. Chiellini che rimarrebbe all'interno della rosa della Juventus come giocatore extra. Infatti questa è la rosa delle riserve, Perin, Karsdorp, Bonucci, Dragusin, perché vorrei andare a promuovere Dragusin per iniziare a far entrare anche lui nelle rotazioni, Pellegrini, Arthur, Rabiot, McKenny, Ken, Morata e Kulusevski, e rimangono fuori i giocatori che sono Pinsoglio e Chiellini, appunto, che uno è il terzo portiere e l'altro è il capitano, che può assolutamente essere un giocatore importante, ma a patto che gli altri non ci siano, e può essere un giocatore importante all'interno dello spogliatoio. Quindi questa è la mia idea di Juventus. Fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti. Come vedete oggi video tranquillissimo, leggero, veloce, proprio perché è domenica, è giusto rilassarsi un po'. Avevo visto la finale di Champions, ho detto dai, facciamo un video di come sogno la Juve per il prossimo anno che ci